Signore e signori, siamo qui su Terraria, il vostro Mike che vi parla. Ciao ragazzi e benvenuti a un nuovo video di Terraria. Come avete visto, diciamo, siamo tornati e quindi praticamente in questo episodio, bene sì, purtroppo dobbiamo farlo, dobbiamo completare il buco per gli inferi, perché porca miseria non ci arriviamo mai, Aspetta, ma ce l'hai le rupe? Oh cacchio, aspetta un attimo che mo controllo. Guarda, guarda. Non dite no che ti sparo un culo. Non dite no, eh! Metto PvP, sa? Dove sei? Dai no! Ah, oh, Willy Wonka Bastard non ce l'ha! Non ce l'ha! Porca lut! Metto PvP, c'ho coraggio, Guardalo, ha Snapped! Tanto Moro che c'ha il coso, c'ha il moschetto. no? Ma non spara tanto, sa? Sa, eh sì, eh. Guardalo. Che c'ha pure 260 di vita quando io ce ne ho 260. Dai, vi qua c'è coraggio. Siccome che comunque inizia dalla Cazzo, quel notte. bastard! Fatti sparare un attimo! Giusto uno però, eh. Va Fatti bene. sparare un attimo, consumiamo i proiettili per nulla. Tu non ti preoccupare, che dopo li recupero. Sì. Dai, bastard! Dai no. Dai, Jack, te sparo un culo! Aspetta, con l'ascia. Dai, Dai no. forse. Uno, due. Oh, devo sparare! Come hai fatto? A posto. Ma finiamo Ok. adesso con questa messa in scena. Mettiamo Vabbè, Team metti nel Blu. team blu. Team Blu, stavo a dire anche io. Perfetto, ci siamo. Cacchio, c'ho troppa roba qua. Troppa roba, C'ho troppa troppa roba. roba. Aspetta. Ma ce l'hai veramente, sì o no? Le rupe non ce l'ho, che cavolo. Oh, modo vi calculo, sa. Allora, dunque, ho postato tutto, vediamo che mi devo La tenere. cesta non me la fa aprire. Il rampi... Già iniziamo un'altra volta con queste cose. Allora, questo me la tengo, questo me lo tengo. E lo specchio me lo Ah, tengo. no, non me la fa... No, perché non me la fa aprire quella puttana? È perché te lagga. Allora, fa Ma vedere... che lagga? Non te la fa aprire? No. Dimmi che te serve, te lo piglio io. Te devi togliere. E ti toglie, guarda che non... No, quella sopra che non mi fa aprire. Ah, vabbè, allora quella è buggata. Queste me le fa aprire però. Allora, minerale d'oro. Rupe! Davvero? Ci stanno? Ah, beh, allora le metti tu, bello mio. Ma dai in culo! Ah, sì? Guarda che ci abbiamo di strada da fare, eh. Guarda qua, guarda. Rompe il cazzo a me, cerca le loop. Cioè... Dai, no? Dammi ste cose. Oh, ho preso al volo. Va bene, scendiamo nelle profondità degli... della discordia e della tenacia. Non ha senso, lasciamo stare, guarda. A me ti stai zitto. Ecco. Attenzione che quando arriviamo in fondo, tipo Non ti preoccupare, prima che Betty. finisce il tunnel finiscono le rupe. Oddio! Eccolo, qua In finisce. mezzo ba... Guardalo, è rimasto sull'ultimo pezzettino, non so come cacchio hai fatto. Eccolo, vedi qua, uno scheletro già inizia. Vai via tu. Ok, cioè, qua c'è un po' di acqua da levare e anche un po' di rupe da mettere. Le rupe ce le ho io, quindi devo metterle io, mi dispiace. Vabbè, vado a togliere la merda. Bravo. Allora, mettiamo... Ah, raga, ho scoperto una cosa. Se schiacciate control... Schiacciamo control. Schiacci control. Ho schiacciato control. Spaccano i blocchi da zolli. No, scherzo. No. Schiacciando co... Cioè, l'automira dei My blocchi. God! Yo, nigga, motherfucker! Che cazzo ti frega? Ti piglia? Ci stava un puttano che mi killava la figa. Ti killava la figa. Guarda, Scherzo. guarda, guarda com'è lento, guarda. Aspetta, ma io tipo il picco... No, non ce la posso credere. Ma io c'ho ancora il piccone. Mamma mia. Ma... Lasciamo stare che è Una meglio, groppa guarda. passa a destra. Aspetta che io muoio tra poco. Ecco. Tu spacca a destra e a sinistra. Tanto questo fa automatico perché ho messo control. Ok. Prima esploriamo la... Ma Sì, scusa, ma che chiaro. cazzo? Mettiamo le puttane. Oh my god, non l'ho vista. Tipo stai fermo. Ok, dai. Non stai fermo. Cacchio. Oh cazzo, io ci casco. Oh cazzo, ci casco. Stava cascadino. Guarda lui, guardalo, guarda. Oh!
Ora quel bastardo di Cristoforo Colombo. Che vuoi? Lascia perdere l'esploratore. Un cuor mio, un cuor mio. No, è mio, no, è mio, no, è mio. Oh, no, cazzo, l'ha preso. Cos'era? Ci ha avvelenato tutte e due. Qua c'è altra lavica. Dammi il cuore mio. Oh, cos'è? Statua croce? È stato croce? Sì. Sì. Vediamo, vediamo. Quanto grosso sta la... Ammazza, ammazza per davvero. Qua che c'è? Qua continuiamo. E continuiamo ancora. Allora. Ragioniamo, guys. Citazione. Aspetta. Troppe, troppe, troppe. Due poi, sono due, eh? Vuole dire. Eccolo qui, ok. Hai trovato pure tu un cristallo, mi sa, vero? Hai trovato? Hai trovato pure tu, vero? Sì. Perfetto, possiamo applicarcelo. Aspetta. Dai, no. Dai, 280. Ok, allora, ok, dunque, di qua... continua ancora. Tua madre! No, non mi morì, non mi morì, no, no, no. Non so come cavolo lo stavo tenendo a bada con il piccone. Le minchiate solo io le posso fare. Sono minchiate made in Jack. Occhio. Oh, ma sei un bastardo! Non l'ho fatto apposta, occhio! Bastardo! Occhio, mi è arrivato tipo dopo 30 anni, quando già eravamo... mezzi frascichi. Oh, finalmente è finita. Oh cazzo. Ok. Ti sei salvato per una laggata. Perché? Okay. Tipo soltanto io sono stato ricoperto di sassi. Di sassi. Mamma mia. Oh, ma che cavolo. Qua ci fracca, ecco. Maremma. Ok, ok, allora, ti ha chi... Mike Cooldudon Breath, che cacchio è? Breath, breath, respirare tipo? Non poteva respirare, ah, si è stato soffocato dal blocco. Vabbè. Torniamo al punto di rincontro del buco e ci vediamo lì. Rieccoci. Eccomi. Eccoci, eccomi. Dipende da chi muore, anche io stavo per buttare la pelle, tipo. Allora, dunque, quant'è che manca? Mannaggia. Allora, se... allora, siamo quasi a metà strada. No, abbiamo fatto più della metà della strada. Però il punto è che... quando se dovessimo trovare un lago di lava, sono cazzi dei nostri. No. 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 Ok. No. Ecco appunto, che cosa ho detto? Mio modello sta zitto. Ah, proprio sopra sta. Guardalo. fammi vedere. Sì, ci intralcia appieno. Dovremmo prendere un po' d'acqua. E poi scusa, chi è che distrugge... Tu riesci col tuo piccone a distruggere la... Come cazzo si chiama questa? L'ossidiana? Vedi un po', prova qua, guarda, guarda, questo qui. Ma tu che ce l'hai? È di ferro, tipo. Ecco, se non riesci a farlo il tuo, figuriamoci il mio. Ok, ecco il primo problem. Cosa c'è oltre... cioè, dopo l'oro, cosa ci sarebbe? Il meteorite? Credo. Sì, perché se il meteorite mina l'oro... No, al contrario. Se l'oro mina il meteorite... Ce l'abbiamo un po' di meteorite sopra? Non mi ricordo. Ad ogni modo, prima ci dobbiamo arrivare là, quindi continuiamo. Qui è tutto liscio. Andiamo qua. Vabbè, proprio sopra mi viene. Tu ammazza il vermicio. Devo prendere le coordinate, mannaggia. Ok, qua. Qui. Proprio qua, ok, quindi step due blocchi. Perfetto, ora. Adesso siamo arrivati, il problema è chiaramente la lava. Sicuro che sto quelli là. Vabbè. Io esploro, ignaro che tanto qua mi riempiono di mazzate. Ok, il buco è questo. Però cazzo, non ci cadere dentro. Il buco è questo, ma
Vabbè, un motivo buono per tornare su, che in effetti dovevo farlo. Ok, ci siamo. Sta pure piovendo, che palle. Ci serve un po' di meteorite. Shroom wall. Ah, io prima ho preso la statua picconzo. Picconzolo? Ah, io tipo quella croce, vabbè, si è visto, chiaro. Meteorite, meteorite, non ce l'ho. Aspetta che controllo tutte, perché la speranza è la prima a morire. Vediamo qui. Blocco di pietra d'ebano, manna. Sbarra demoniaca, si sarebbe potuto fare con la sbarra demoniaca in effetti, però... Ma tu per caso hai usato abbondantemente tutto il materiale dell'occhio di Cthulhu? Come si chiamano? Per farti il piccone? No, no, il piccone, l'ascia. L'ascia come si chiama? Dimmi un po'. Che ascia? L'ascia, tu c'hai un'ascia. È vero sì. Che c'è, tu c'hai... dimmi. C'è un'ascia di rame. Davvero, di rame. Sì. Io mi ricordo che... E la spada? Ah, infatti quella. Ecco. Ascia di guerra della notte. Ecco, ecco dove è andato a fare un culo tutto quanto il materiale. Con quella ci dobbiamo fare un piccone purtroppo. E allora sai che ti dico? Significa che quando hai finito torniamo su. E poi sfidiamo un'altra volta l'occhio di Cthulhu. Chiaramente però prima facciamo una cosa. Prima arriviamo fino alla lava. Che ci manca ancora un po'. Ma giusto un po'. Io e te ancora non te vedo. Eccoti. Dopo che si è chiarita la situazione, siamo di nuovo qua. Vabbè, manca poco in effetti, manco mi conviene scavare. E puntualmente lo prendo, aspetta. Io ti levo, brutto stronzo che non sei altro. Qua c'è una bella morte di Mike, giusto, perché in effetti è quando si è spiaccicato prima. Dove sei tu? Eccolo. Oh, 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 c'è gente, attenzione, c'è gente. C'è troppa gente. Dai, tutti insieme. Che è una coccinella quella. Coca, coccinella. No, no. Ok. mica finiscono. Oh, oh, questo pilalo tu. Anche smeraldo ci sta. Lì sotto c'è tipo oro, qua c'è un altro cuore. Se non ti ricordi che cazzo si faceva con l'ametista? L'ametista che si fa? Si fa l'ametista staff, si fa il vetro colorato chiaramente. Poi si fa... Non si fa nessun tipo di piccone però. Cioè non so che altro si faccia. Vabbè questo è uno schifetto, lasciamo bene. Chi sei? Non ci posso credere! Vieni a vedere, corri, corri, c'è un brutto pirla. Vieni a vedere, guardalo. Sì, l'ho visto. Questo qui è un mob raro, che se tipo lo ammazzi ti droppa il cappello. Infatti, cappello dello stregone. Equipaggiabili, due difese, aumenta la mana, il danno aumenta, non la mano, la mana. Quanto sono fico! Come no? Ma dai a me. Tipo vuoi suicidarti, bello mio? Guarda, guarda, troppa lava. Qui sotto c'è la probably che continui la cavea. Oh, non c'è cade dentro. Anzi, ti seguo. Più che... No, no, no. Scelta sbagliatissima. Perché dopo sotto c'è la lava. Se vuoi seguimi. Se vuoi seguimi, ma c'è troppa lavica. Io devo trovare una strada che non ce l'abbia. Allora, in un modo o nell'altro, ragazzi, noi stiamo cercando di arrivare agli inferi. Anche se non lo faremo tramite il buco, noi dobbiamo vederli. Almeno prima di concludere l'episodio dobbiamo vederli. Con i nostri occhietti dobbiamo andare fino e sotto. Cos'è questo? Tin. Guarda io dove sto. Ecco, lo so. Tu c'hai quello di oro, ci credo. È molto più veloce. O se no, guarda, se riusciamo ad arrivare all'inferno, ma dubito che si possa, vorrei fare un piccone con il materiale per... il materiale degli inferi. Però, t'ho detto, non lo so se si può minare con questi picconi qua. Noi dobbiamo farlo a gradi. Il
piccone dell'incubo e poi dopo estraevamo tipo la... che c'era dopo? Non mi ricordo. Oro. Yeah. Dai. Dai. No! Cos'è? Cos'è? Che? No, no, mo devi far vedere. Guarda come si impegna. Cosa cazzo è? Cosa cazzo è? Sono arrivato, sono quasi arrivato. Cos'è? Cos'è? Ma che hai visto? Ma mi hai fatto venire qua per niente. Ma che brutto pirla. Ma che cazzo? Non si fanno ste finte. Cos'è questo? Niente. Quanto si pirla da 1 a 10? Ma che cavolo? Aspetta che qua ci diamo. Direbbe. Voglio vedere. Facciamo una cosa. Se mi seguivi era meglio. Perché? Dimmi perché. Dovina. No. Ma alla fine, scusa, stiamo facendo la stessa strada, soltanto che io baro. No, tu non bari, io sono arrivato prima di te. No, io baro. Cazzo, no, la lava, no. Blocco di fango. Mettiamola. Ma guarda che stronzo. Mi fa mettere. Blocco insabbiato. Ecco, vabbè. L'astuzia gioca d'azzardo. Sì, sarai anche arrivato prima da me, però io forse c'ho un vantaggio tattico. Se riesco a usarle, però. I'm coming for you. Dai, però, control, usati. Oh, eccolo. Eccolo, partito. È molto interessante questo control. Fa tutto da solo. Dai. Sto recuperando terreno. Adesso faccio una azzardata. Vengo da te. No, ecco, mina questo. Ok. Amore, tu non che cazzo te ne vai per strada tua? Mi dispiace, ci siamo ricongiunti. Allora, aspetta che qua crepiamo come non mai. Vediamo quanto ci manca. Ok, dai. Come non Mike. Allora, siamo arrivati in effetti. Cioè, ormai dovremmo già vedere gli inferi. Però non so per quale. Eccoli. Signore e signori, siamo arrivati. Vaffanculo, manco siamo arrivati che questo già ci abbraccia. Ci dà un caloroso benvenuto. Come lo sistemiamo a quel pirla? Boh. Vabbè, cazzo, continuo. Ah, ok, allora tipo ci facciamo uccidere, tipo. Ah, giusto, perché in effetti con i picconi loro non ci possono prendere, perché ci stiamo proteggendo. Però il pipistrello sì. Guardalo! Guarda, non ci riesce ad arrivare, guarda. Ok, siamo arrivati. Ebbene sì, alla fine. Comunque il buco è ancora incompleto, ancora per poco. Però questo è molto meglio. Ah, aspetta un attimo, perché io non vorrei buttarmi e che sotto non ci sia un cazzo. No, meglio non rischiare. Facciamo un bel buco qua. Aspetta, un bel buco qua e facciamo scorrere la laviga. No, pezzo di merda. No, non ci provare mai. A me dà tanta impressione questa lava. Aspetta, facciamola defruire una buona volta. Ok, apriamoci un varco e che cazzo. Guarda come si impegna pure quell'altro, il demone. Che compagnia allegra, il diavoletto, il demone, il pipisello del fuoco. Siamo arrivati. Ok, adesso vediamo un po' la situation. I cuori, le monete, la bomba. E la moneta di rame, la bomba un'altra volta. E questa la pozione. Qua c'è lava finta. La creazione degli inferi. Oh, piete un po' di queste sedie e cose vari. Il letto, che è molto utile. Come no?
Come no? C'è l'inventario pieno. Vabbè, allora aspetta un attimo. I banner mi interessa. Aspetta. Non posso. Procede. Guarda, guarda, questa ci serve questa. Toide. Me sono tolto. No. Maremma. Ci toccherà usare il piccone dell'incubo per poi fare tutto il resto. E io non mi ricordo come si fa tutto il resto. Comunque facciamo una piccola esplorazione negli inferi, perché oggi faremo un tour dedicato. Alla vostra sinistra lava e alla vostra destra pure. Se non l'avete capito, questo è un tour nella lava. Cosa? Oh, un'anfora, questa è carina. Obsidian Vase. Ok, allora, vabbè, altre anfore. Noi praticamente, fammi vedere. Oh, questo è il buco. C'era un po' di strada da fare, però non era impossibile. Se non ci fosse stata la lava, però. Cosa combini? Non ti mettere a giocare con i pipiselli. Queste? Sembra che tipo... pozioni... ah, sono normali vasi. Cioè, i cosi, quelli che si rompono e ti danno... aspetta un attimo. Io vorrei... ok... ok, va bene così. Che vedo quello che sto cerca io? Indovina. Indovina. Che c'è postane tra... cosa, lo speleologo? Ma... quello stavi a cercare. No. Scusa, che ci sta di tanto important? Indovina. Indovina. Fa un attimo contro gli FPCS. Ok, sì. Non lo so. Fammi pensare. Che ci sta? Ah, la bambola. Oh cazzo, sto morendo. È vero? La bambola. È vero che la bambola? No. Sono a corto di ideas. Non andare nella laviga. No, proprio dentro. Ah. No, davvero, questo è da rivedere. C'era andato vabbè, tanto non fa una grinza, ci è andato più tardi. Si è sciolto! Si è sciolto! Vabbè, ad ogni modo non posso recuperare la sua roba. E prima che questo mi fracchi, torno su anche io. Dai. Allora, un sacco di cose, però, cazzo. Devo dire che... beh, un sacco no, abbiamo solo scontato... abbiamo fatto... gli inferi. Ecco, abbiamo scoperto gli inferi. Come il tanto citato di questa puntata Cristoforo Colombo, abbiamo scoperto l'America sottoterra, ecco, se vogliamo dirla così. Quindi, spero vivamente che l'episodio vi sia piaciuto. E da parte mia, da parte sua... Sì, da parte mia e da parte sua. no, perché non so che stavi dicendo... metto un banner qui. Dai, ok. Uno dall'altra parte. E dico che l'episodio è finito. E ci vediamo al prossimo. Bella ragazzi. Bella raga.